L'elezione della classe dirigente, una delle contestazioni più frequenti che vengono fatte a Matteo Renzi è di essersi circondata da gente che non aveva la sua stessa abilità nel far politica. Questo accade sempre, il leader è il leader perché è il più bravo. Perché è il migliore. Perché è il migliore. Poi gli altri possibilmente devono essere soprattutto allevati, costruiti, non a dirgli sempre sì. Io devo dire, forse ho esagerato, sono circondato di rompiscatole che ogni volta che mi viene un'idea la sottopongono a ferocissime critiche e diciamo il 50% delle volte mi convincono effettivamente che le cose vanno fatte diversamente. Ecco, avere un gruppo di lavoro fatto di persone sincere, leali, che ti dicono sempre quello che pensano, aiuta moltissimo ed evita tantissimi errori. Lei si è sentito coinvolto nelle scelte del partito del suo segretario o si è sentito un problema agli occhi del suo segretario? Ma guardi, io sono sempre stato fuori dalle correnti del PD, sono sempre stato un problema per Bersani, per Veltroni, per D'Alema, perché ho sempre rotto le scatole. Devo dire che sono molto legato al Partito Democratico perché è un partito che mi ha sempre consentito di rompere le scatole salvando la pellaccia, cioè nel senso nel Movimento 5 Stelle quanto sarei durato? Un quarto d'ora, 20 minuti? Cioè, mi avrebbero... Non è detto, se l'avessero votata nel web l'avrebbero salvata. Ecco, non ne parliamo in Forza Italia, anche lì, anche se Berlusconi oggi ha detto che gli sono simpatico, ci sarebbe da capire perché Berlusconi stasera ha fatto una dichiarazione del genere. Mi ha fatto piacere ovviamente, però non vorrei che fosse un messaggio per Renzi. Dice, io dico che Emiliano mi sta simpatico, così tu capisci quello che ti voglio dire. Che l'amico mio sei tu. Che ne so io. Beh no, ma io penso che gli sarà simpatico perché è magistrato, viene da Bari. Che altro può sognare Silvio Berlusconi? Lei è cattivello, è il magistrato che viene da Bari.